cannibalism. Cannibalism. Animal instinct. Cannibalism. Rimani in faccia, ma fanno male. Anche se la carne si straccia, sai, non fanno male. Cancello ogni dolore, la mia parte mortale. Perché questa vita la vivo come un'arte marziale. Quello che respiro ogni giorno si chiama violenza. Quello che non bisogna mai lasciare a casa, c'è la prudenza. L'aria diventa più densa, prende consistenza. L'autodifesa va sviluppata all'ennesima potenza. Quindi bisogna vedere chiaramente quello che abbiamo dentro. Svuotare dallo spirito bene e male, spazio e tempo. Affermazione e negazione allo stesso momento. Calma interiore e tensione per avere la percezione di ogni foglia che viene spostata dal vento. Intendo trarre da ogni situazione il giusto insegnamento. Gusto, filosofia zen come ten. Sputo fuoco per quel poco di realtà che qualcuno si concede dalle favole di Andersen. E non va in quello stato di grazia che ti fa vedere il tempo dilatato, come se tutto fosse rallentato. Ti fa cambiare il fato, ti fa ignorare qualsiasi risultato è provato. Che stare in contatto col pericolo fortifica lo spirito. Forse è per questo che mi piace sentirmi in bilico. Tra legalità e legalità è quanto più là, dove la tua vista non arriva. Sta ascoltando un alchimista leggere la lista degli elementi, tutti gli elementi per tornare a riva. La risolutezza traspare da ogni rima. Non la mente priva di impurità come la prima, la mattina prima che il sole ci riscaldi, che si faccia tardi. E a prescindere dal clima bisogna dimostrare autostima. Tardi, piovono ma non mi muovo, perché al punto primo ripongo gran fiducia nel destino. I colpi arrivano in faccia, ma non fanno male. Anche se la carne si straccia, sai, non fanno male. Cancello ogni dolore, la mia parte mortale. Perché questa vita la vivo come un'arte marziale. I colpi arrivano in faccia, ma non fanno male. Anche se la carne si straccia, sai, non fanno male. Cancello ogni dolore, la mia parte mortale. Perché questa vita la vivo come un'arte marziale. Cannibalism. Mi sparano addosso ma mi rialzo come Tony Montana e Scarface, ma senza l'ausilio di Bamba. Sono più determinato di Black Mamba, ma è prendere sotto gamba. Che oramai se fosse stato delle sette virtù dell'arte. Per nulla solitudine non è angoscia, ma momento di riflessione. E si diventa come una roccia in azione, sai. Lo contraddistingue velocità e precisione. Non trapela mai nessuna emozione da ogni sua espressione. La concentrazione si rivela nell'istante cruciale, quando tutta l'energia è concentrata in un unico punto. E a quel punto punto a colpire per ferire, perché a fare il vile piuttosto preferirei morire sul posto. I colpi arrivano in faccia, ma non fanno male. Anche se la carne si straccia, sai, non fanno male. L'azione possiede una logica peculiare, inarrestabile, implacabile come le onde del mare. I colpi arrivano in faccia, ma non fanno male. Anche se la carne si straccia, sai, non fanno male. Cancello ogni dolore, la mia parte mortale. Perché questa vita la vivo come un'arte marziale. I colpi arrivano in faccia, ma non fanno male. Anche se la carne si straccia, sai, non fanno male. Cancello ogni dolore, la mia parte mortale. Perché questa vita la vivo come un'arte marziale. Sì, Fabio Masta, DJ Snatch e Paura, anche conosciuto come lo Sbroffio. In 3-50 anni di questa merda, perché il talento è fondamentale, ma l'esperienza conta. Gente che si evolve ogni giorno, momento dopo momento. Questo è quanto, vai mo, vai mo, vai mo.